Buongiorno Danilo, lo so che c'è stata Intel Innovation, lo so che c'è stata anche la conferenza di Amazon, però ve le beccate più avanti perché ho preparato degli appunti su un po' di novità da Cloudflare, quindi oggi parliamo di queste. Partiamo dalle basi. Che cos'è Cloudflare? Cloudflare è principalmente una rete di server con data center diffusi in moltissime città del mondo che fungono da CDN, quindi Content Delivery Network, cioè server che si pongono nei punti di scambio tra le diverse reti di cui è composta Internet e offrono ottimizzazioni sul tempo di trasmissione dei dati e dei servizi per la security. Detto semplicemente, uno dei servizi più comuni di una CDN come Cloudflare è quella di agire da cache dei dati statici di un sito web, quindi spostandoli dall'origine a un server il più vicino possibile all'utente, aggiungendo poi servizi come il bilanciamento del carico, la compressione dei file, oppure l'ottimizzazione alle connessioni TLS. Pensate che circa il 10% di tutto il traffico internet passa per i server di Cloudflare. Bene, per collegare un server HTTP Origin, cioè dove sta il sito web originale, e i server CDN, Cloudflare utilizza dei reverse proxy, cioè un'applicazione che prende il traffico in ingresso, lo instrada dove deve arrivare e poi prende le risposte e le rigira all'utente finale. Questo compito fino ad oggi è stato eseguito da Nginx, che è uno stranoto HTTP server e proxy open source, ed ecco quindi la prima news di cui voglio parlare, cioè Cloudflare ha sostituito Nginx con un HTTP proxy che si sono costruiti in casa in Rust e hanno chiamato Pingora. Se avete capito la mia veloce spiegazione di che cos'è Cloudflare, è chiaro che il proxy è il core dell'architettura software e l'azienda stessa negli anni ha potenziato e contribuito al progetto Nginx per stare dietro a tutte le innovazioni dei protocolli di rete come HTTP 2, HTTP 3, Quick, che non è ancora tra l'altro supportato ufficialmente da Nginx e quindi ha richiesto dei workaround. Ma ora si legge nel blog post ufficiale che il limite tecnologico di Nginx è stato raggiunto e invece di girarci attorno, Cloudflare ha preferito sviluppare in casa una sua alternativa, chiamata appunto Pingora. Ed è stato scritto in Rust, perché, come sapete ormai, è il linguaggio di riferimento per ogni nuovo progetto, come ha twittato qualche giorno fa il CTO di Azure, Mark Russinovic. È tempo di smetterla di scrivere nuovi progetti in C e C++ e di dichiarare questi linguaggi deprecati. La scelta è stata guidata dalla volontà di superare l'architettura a worker di Nginx, per la quale ogni richiesta può essere servita da un singolo worker. Il problema maggiore per Cloudflare è il riuso delle connessioni TCP. Sapete che le richieste HTTP, diciamo che viaggiano su connessioni TCP che, per essere stabilite, devono effettuare il cosiddetto handshake, che richiede del tempo, e quindi per ottimizzarlo si cerca di riusare delle connessioni già stabilite. Ma siccome la connessione su Nginx è fatta per un singolo worker, aggiungendo nuovi worker per servire più carico, ecco che è necessario stabilire nuove connessioni. Ed ecco che il tempo per servire il primo byte si allunga e si moltiplicano le connessioni da gestire e da mantenere, cosa che significa più risorse da impiegare. Con Pingora viene superato questo problema, portando quindi a una riduzione anche del 70% del carico della CPU e un tempo di risposta medio più veloce. Oltre a questo, Pingora offre la possibilità ai dev di Cloudflare di aggiungere nuove feature, come per esempio il supporto HTTP 2, HTTP 3 e il protocollo gRPC, oltre naturalmente a servizi specifici offerti dalla CDN. In futuro arriveranno post con ancora più dettagli tecnici, intanto vi invito a leggere questo primo post ufficiale e concludo che spero che questo diventi davvero un progetto open source, come del resto è stato annunciato dalla stessa Cloudflare. Per adesso è ancora un progetto closed. E a proposito di open source, un altro annuncio di Cloudflare riguarda la release in beta di WorkerD, che è un runtime JavaScript e WASM basato sullo stesso codice di Cloudflare Workers e rilasciato con licenza Apache 2.0. Ovviamente la D finale di WorkerD è la classica tradizione Unix di mettere una D in fondo ai programmi che fungono da demoni. Quindi, che ci potete fare con WorkerD? Potete per esempio fare self-host di applicazioni che altrimenti fareste girare sui Cloudflare Workers, che sono sostanzialmente dei runtime JavaScript che usano l'engine V8 per eseguire codice sulla Edge Network di Cloudflare. Naturalmente ci sono alcune differenze nelle API supportate, ma implementa quasi tutte le API standard, quindi Fetch, URL, Web Crypto, eccetera. Un altro scenario d'uso è il local development, quindi lavorare su un ambiente locale per testare funzionalità da poi deployare sui Cloudflare Workers, oppure realizzare dei proxy in JavaScript intercettando e processando le richieste e le risposte prima di effettuare il forward. WorkerD è e rimane il core di Cloudflare Workers, quindi il progetto sarà sempre sviluppato e supportato da Cloudflare nonostante ora sia open source e disponibile su GitHub. C'è altro? C'è altro! Cloudflare sta testando un nuovo tipo di captcha che testa il tuo browser invece di testare te.
Il servizio si chiama Turnstile e vorrebbe rimpiazzare i metodi di verifica che tu sia un essere umano facendoti cliccare sulle immagini che contengono semafori. Non avrà nessun test interattivo e dovrebbe ridurre il tempo di completamento del test a un secondo. Ma come funziona? Praticamente Turnstile usa JavaScript per analizzare il browser e cogliere i segnali che indicano che chi sta entrando nel sito è effettivamente una persona, scegliendo a rotazione dei tipi di test come Proof of Work, Proof of Space e testando le web API, e utilizza anche dei modelli di machine learning per comparare le challenge passate con quelle nuove, quindi cercando di rendere il processo sempre più veloce. E tutto questo, afferma Cloudflare, proteggendo la privacy dell'utente. Turnstile è disponibile in beta, gratuito, e quindi se volete testarlo potete integrarlo subito in una app web sostituendo i vostri captcha con la Turnstile API. Ed era anche tutto per questa puntatona dedicata a Cloudflare. Grazie per avermi seguito anche oggi e appuntamento a un prossimo buongiornissimo. Ciao.